quest'oggi si affronta un tema delicato. Emerge un uomo nuovo. Che uomo sta emergendo? Nelle contraddizioni della realtà contemporanea io credo che ci siano anche segni molto positivi. La mia lettura, che è la lettura soprattutto di un filosofo dell'educazione, che ci sia un bisogno, ad esempio, di non vivere soltanto appiattiti sul presente, sulla immediatezza, sulla contemporaneità, ma un grande bisogno di riscoprire le proprie radici e la propria memoria. Ma altre sono le spinte positive che io leggo, anche al di là di alcuni stereotipi, di alcuni pregiudizi nei confronti delle nuove generazioni. Lavorando da sempre in università mi sono accorto che c'è una maggiore attenzione, ad esempio, al pensiero interiore, alla ricerca di se stessi, anche brancolando, anche muovendosi disordinatamente, ma c'è e non solo tra i giovani, anche, ma per esempio nelle nuove forme della vecchiaia, un'attenzione quindi al mondo invisibile, al mondo che ancora attende da noi una maggiore approfondimento, una conoscenza. Sono molteplici oggi le iniziative anche tra dei credenti o anche dei laici dedicati ad esempio alla meditazione. Ecco, tutto questo concorre quindi ad avere anche una visione, direi, più legata a una possibile speranza del futuro di un'umanità che ha bisogno anche però di nuove avanguardie, direi. In un momento di grandi contraddizioni, ha detto, proprio di queste ore sono le immagini che arrivano da altre parti del mondo dove si distrugge la cultura millenaria. Queste immagini che sensazioni danno a chi invece si batte ogni giorno perché la cultura possa essere il punto di svolta? Sensazione di devastazione, perché, come dicevamo prima, sono immagini che dimostrano lo sprezzo nei confronti della memoria o delle memorie, a parte lo sprezzo terrificante nei confronti dei diritti di parola, di pensiero, di rappresentazione della vita e del mondo, di religiosità degli altri. E dinanzi a questi momenti abbiamo quindi, io credo, la necessità di rafforzare alcune nostre posizioni che ci vedono sempre impegnati all'interno di una prospettiva di accoglienza, di tolleranza, ma che devono vederci anche molto fermi nel rigettare, nel respingere queste modalità disumanizzanti e disumane. La parola speranza ha ancora un suo effetto qui nella nostra cultura? La parola speranza va aiutata a sperare se stessa, e quindi non dobbiamo assumerla soltanto come idealisticamente una possibilità di uscire dalla crisi, dal disagio, ma dobbiamo essere noi portatori di speranza in prima persona, sia all'interno di alcuni valori laici, che valori cristiani, valori religiosi, che credono quindi in un'umanità diversa. Educare ad una nuova umanità. Ecco, da questi tempi così contraddittori, che uomo sta emergendo? Penso che ci aiuti molto quella icona della Pietà Bandini, che sarebbe questo capolavoro tardivo di Michelangelo, che si trova nel museo dell'opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. La pietà di Nicodemo. Ognuno di noi come uomo dovrebbe essere come Nicodemo, capace di raccogliere un'umanità dolente. Lui ha accolto Cristo, ma l'umanità dolente che aiuti tutti quanti a considerare come in ogni uomo c'è il Cristo e in ogni Nicodemo dovrebbe esserci ogni uomo. L'appuntamento di oggi è preparatorio in vista dell'appuntamento straordinario che è in programma a novembre a Firenze. Come ci arriva la nostra Chiesa? Con una serie di riflessioni come quella che stiamo vivendo oggi,
che conduca tutti a riscoprire la dimensione dell'uomo, come di colui che è ad immagine di Dio e che attraverso la sua capacità di conoscere e di amare è chiamato poi a collaborare alla costruzione del mondo. Dopo aver discusso del creato nella sua Taranto, oggi la Chiesa pugliese affronta un altro argomento particolarmente delicato, che è quello dell'uomo nuovo. Qual è questo uomo nuovo? L'uomo nuovo è quello che è attento alle varie dimensioni della vita, possibilmente a tutte, al rapporto col significato, al rapporto con ciò che dà luce al cammino e poi ai problemi immediati e contingenti. Perciò quest'altro momento qui che si focalizza sull'educazione è estremamente importante, perché se c'è una proposta educativa intensa, vera, allora possiamo ben sperare per le nuove generazioni. L'incontro di Taranto è stato molto molto importante, molto partecipato, si vede proprio che sia Taranto sia la parte sud della Puglia sente molto tutte le sfide dell'ambiente e l'attenzione per affrontare in maniera evangelica queste sfide è una buona speranza che anche quest'altro incontro di oggi, che è il tema centrale, il cuore della questione, è la questione educativa.